parliamo con il sindaco Giuseppe D'Alonso, sesta festa della castagna di Senarica, che è conosciutissima, ma non solo un momento di svago e divertimento, anche un'occasione per riflettere su tematiche più importanti. Quali sono i problemi anche legati alla montagna in questo periodo? Esatto, noi ogni anno, oltre diciamo all'evento, devo dire bellissimo anche quest'anno, anche in virtù del bel tempo, il buon Dio ha messo la sua parte, quindi la manifestazione sta riuscendo come è solito, abbiamo tanta gente, tanta partecipazione, però non focalizziamo soltanto il momento festoso, il momento dell'arte culinaria, il momento della baldoria, ecco, definiamola così. Noi puntiamo anche su temi importanti che attanagliano il nostro territorio. Lo scorso anno abbiamo parlato del sisma, abbiamo portato Nitto Palma, oggi ministro della giustizia, quest'anno abbiamo parlato della scuola, un laboratorio di pensiero, diciamo questo forum, questo momento di discussione, ogni anno tratta un argomento che diciamo attanaglia i territori della montagna in senso lato. Quest'anno la scuola, argomento importante, conosciamo tutti l'effetto della legge Gelmini che insomma in qualche maniera ha messo in grosse difficoltà i territori. Io dico sempre che sono tre gli elementi essenziali per mantenere una collettività: la sicurezza, la scuola e la sanità. La scuola è uno degli elementi per far sì che il territorio così disagiato come quello della montagna possa vivere. Faccio un esempio: io ho un paese in alto, si chiama Cesacastina, un ragazzo che va alla scuola superiore da Cesacastina si alza la mattina alle 6:15 per rientrare il pomeriggio alle 3:30. Questo martirio, perché così poi è, non lo possiamo far fare a un bambino delle elementari o dell'asilo, perché altrimenti la famiglia decide di spostarsi. La legge Gelmini, io credo che forse un riordino necessitava nel mondo della scuola, ma credo che per le zone interne, così come si è ampiamente discusso nel laboratorio di pensiero, credo che nelle zone interne ci sia necessità di una deroga a quel sistema, quindi condividere la situazione degli immigrati. Invece la legge mette proprio un minimo, ecco, le pluriclassi, qualche docenza in più per garantire anche con un minimo di ragazzi le cosiddette classi dei plessi scolastici. Una festa che richiama gente anche da fuori, ma già insomma da tutto il territorio di Crognaleto, che è vario e composito. Il territorio di Crognaleto, 12.500 ettari di territorio, 17 frazioni, 2 borgate, insomma è un territorio molto ma molto vasto, dopo Valle Castellana il secondo territorio in Italia, ma forse anche oltre. È difficile gestire un territorio così ampio in virtù diciamo delle carenze economiche che ci sono, in virtù delle situazioni che quotidianamente si creano sul territorio. Il sindaco di Crognaleto la mattina, se tutto va bene, ha 17 problemi, ammesso che insomma i cittadini si alzano e si mettono d'accordo perché uno solo contatti il sindaco. Però alla festa della castagna non ci rinunciamo nonostante i problemi. La festa della castagna è un modello che abbiamo creato noi come amministrazione insieme, e ringrazio, approfitto il momento per ringraziare, come dire, pubblicamente la Proloco di Senarica con tutto il suo staff, quindi l'intera cittadinanza, perché Senarica oggi conta 70 unità, 70 anime, quindi sono tutti, come dire, operatori della Proloco. Grazie a loro e grazie all'amministrazione che ha messo tanta sinergia siamo riusciti a mettere in piedi questo modello, che non è solo una festa, è un momento di orgoglio per chi vive il territorio, è un momento di orgoglio per chi riesce a fare questa manifestazione, e poi non è solo arte culinaria ma è un po' di cultura. Abbiamo rispolverato la storia della Repubblica di Senarica, che è una diciamo serenissima sorella di Venezia. C'è tanta attività da fare, quindi è un modello da far crescere, esportare e investirci sempre di più. Perché è maschile come parola ed è una dei capitali più costosi di questa. Il bosco, il castagneto, non ha avuto sempre vita facile, ma questa iniziativa, la festa della castagna, nacque 6 anni fa proprio per favorire il ripopolamento non solo del bosco ma anche della gente, le motivazioni che spingono le persone ad arrivare qui cercando tanti e diversi motivi per ritrovarsi insieme. 70 abitanti residenti, molti di più quelli che passano di qua, ed è con piacere che l'associazione Proloco di Senarica, in collaborazione con il comune di Crognaleto, conferisce il riconoscimento Lonzite d'Oro 2011 al rettore dell'Università di Teramo, magnifico Rita Tranquilli Leali. Grazie di vero cuore. Ecco, a lei c'è anche la pergamena da tenere come ricordo, signori.
Poi le daremo tutto il necessario per... Veramente onorata e commossa, non sapete quale dono grande io oggi ho ricevuto, perché credo fermamente nella cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per costruire sempre più il bene del territorio. Quindi io sono indegna di questo premio, sindaco, veramente, però nello stesso tempo sono orgogliosa e mi porterà sempre più a collaborare e soprattutto a raggiungere obiettivi, a renderli concreti, come lei sa che gli obiettivi devono essere sempre perseguiti, e quindi con questo premio ecco, assumo anche questo impegno ancora più di esservi accanto per far sì che strada insieme le possiamo percorrere nel bene di tutti. Grazie signor sindaco. Grazie a lei. Sebastian Maiocco, presidente della Proloco di Senarica. Siamo giunti alla sesta edizione della Festa della Castagna, molto conosciuta. E come si dice nel vostro dialetto, che sicuramente a lei riesce meglio? Lunzite. Ecco, la Festa dell'Unzite, quindi sesta edizione, ma un programma ricco, non solo castagna, anche stand, si mangia, insomma, concorso fotografico. Ci spieghi un po' questi appuntamenti, questo fitto programma? Sì, questa bellissima festa l'abbiamo riproposta per la sesta volta, è un grande momento per lo sviluppo del turismo locale, ma anche e soprattutto di valorizzazione del territorio e fare un po' di economia qui nelle frazioni vicine. Per noi è molto importante far rivivere la castagna. Sì, questa è la sesta edizione della Festa della Castagna, per noi è un momento molto importante in quanto riusciamo a portare migliaia di persone sul territorio montano che purtroppo sta soffrendo dello spopolamento. È un momento in cui sviluppiamo il turismo locale ma anche le economie che ci sono vicine. Noi proponiamo una fitta rete di spettacoli, ieri abbiamo avuto Vincenzo Olivieri e altri due gruppi di giovani artisti teramani. Quindi oggi vi proporremo il Vittorio il Fenomeno, Noemi Band e quindi ci sarà un DJ a chiudere. Per noi è un momento molto importante in quanto portiamo migliaia di persone in un periodo morto dell'anno per la montagna. Ecco, questo quindi per diciamo, gli spettacoli, la musica e il divertimento. Però c'è anche la consegna dell'Unzite d'oro, la castagna d'oro. Quest'anno a chi è andata? In genere comunque a chi la consegnate? Sì, quest'anno noi abbiamo dato la castagna d'oro e ci pregiamo che questo piccolo riconoscimento sta diventando importante e anche un po' un portafortuna. Infatti l'anno scorso l'abbiamo dato all'attuale ministro di Grazia e Giustizia, quindi ci pregiamo di questo piccolo vanto. Aggiungiamo quest'anno però anche un concorso, un bel concorso fotografico, quindi una mostra che per due giorni tutti hanno potuto vedere. E con queste fotografie cosa si farà poi? Una bella iniziativa? Sì, queste fotografie sicuramente ci rimandano a quello che è il nostro territorio. Abbiamo coinvolto molte persone e con le prime 12 classificate faremo un calendario.